Bentrovati amici all'ascolto di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. Ascoltiamo insieme in questa puntata di servizi e interviste le parole pronunciate nell'omelia della messa in Cena Domini del Giovedì Santo nella Chiesa dello Spirito Santo in Pescara, da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, che nell'occasione ha svolto il segno della lavanda dei piedi nei confronti di sei cavalieri e sei dame del Santo Sepolcro. Ascoltiamo insieme. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Questa è la frase finale del Vangelo che abbiamo ascoltato ed è la sintesi perfetta di ciò che stiamo vivendo nella memoria dell'ultima cena. E nella memoria di questo gesto di Gesù, ma direi è la sintesi forse della vita cristiana. Sì, perché vivere da cristiani, vivere nella fede, innanzitutto significa imparare a servire. Più volte Gesù nel Vangelo aveva ribadito questo concetto, il concetto del servizio, il concetto dell'amore e perché no, anche il concetto dell'ultimo posto. Quando avete fatto tutto quello che dovete fare, dite siamo servi inutili. Ma è un discorso difficile da capire, difficile da comprendere, difficile da accettare, difficile da mettere in pratica. Lo stesso Pietro, che era stato quello che aveva proclamato la fede nel Messia, sappiamo molto bene come la personalità di Pietro sia una personalità molto altalenante, grandi entusiasmi e poi grandi cadute fino al rinnegamento, lo riascolteremo ancora una volta durante questi giorni. Lo stesso Pietro non capisce quanto è importante il segno di Gesù. Signore, tu lavi i piedi a me, quello che io faccio tu ora non lo capisci. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Sembra di riascoltare, non ti lascerò mai per sempre, e poi rinnega. E Gesù gli dice: se non ti laverò, non avrai parte con me. Cioè, se non capisci e non incarni questo gesto, tu non potrai essere un mio ministro, tu non potrai essere più un apostolo, tu non potrai essere più un vescovo. Perché sì, il primo compito del vescovo è di servire, servire la sua comunità, servire la sua sposa, la Chiesa, nella realtà nuziale bellissima che si crea tra colui che è il pastore e rappresenta il Signore nella vita della Chiesa e la comunità. Ma guai a quel vescovo, e quindi dico guai a me questa sera, che non sa trasferire ai suoi fedeli, al suo gregge, lo spirito del servizio. Che cosa significa servire? Che cosa significa avere a cuore la capacità di lavarci i piedi gli uni gli altri? Sicuramente questo gesto del lavarci i piedi
del servire è un gesto personale, personale e profondo. Ognuno sa nell'intimo di se stesso a chi deve lavare per prima i piedi. Mi viene in mente subito la famiglia. Se un marito non lava i piedi alla moglie, se la moglie non lava i piedi al marito, e attenzione, non parlo fisicamente, perché questo sarebbe fin troppo facile, cioè non si rispettano, non si perdonano, non camminano dentro una logica non tanto dell'avere ma quanto del dare, non ci siamo. E se in una comunità parrocchiale noi entriamo nella logica del servire, dell'essere capaci di prendere l'ultimo posto, del non primeggiare, del non voler fare da protagonisti, ma metterci nel nascondimento, e questo è vero per la comunità parrocchiale, ma è vero anche per le associazioni, per i movimenti, anche per voi carissimi fratelli e sorelle del Santo Sepolcro, se il vostro delegato, quello che sarà, non sarà capace di servire, c'è qualcosa che non funziona. È la logica del Vangelo. E potrei moltiplicare gli esempi dei cammini personali, perché ci sono tanti altri esempi in gesti di carità, in gesti di amore, in gesti di servizio che siamo chiamati a svolgere nei confronti dei poveri, degli anziani, dei malati e di quant'altri il Signore mette lungo la nostra strada, perché noi siamo chiamati a servire secondo la logica del Vangelo e a lavarci i piedi gli uni gli altri. Ma questa sera, consentitemelo, la logica del servizio e del lavarci i piedi dovrebbe essere anche una logica sociale, macroscopica. I popoli dell'opulenza, i popoli che hanno tutto, che hanno questo e quell'altro di ogni bene, se non entrano nella logica al più presto possibile che devono servire e lavare i piedi ai popoli che non hanno nulla, fratelli, non abbiamo capito niente del cristianesimo. E se il cristianesimo dentro la storia di questa umanità non è fermento e lievito di amore e di carità nei confronti di questi fratelli che non hanno niente, che fuggono dalla fame, che fuggono dalle guerre, che fuggono dall'inquinamento che noi abbiamo creato nei loro territori. Se non riusciamo a capire questa verità e soprattutto se non riusciamo a rispettare le minoranze etniche come il popolo palestinese, come il popolo Sharawi, come i popoli ancora più piccoli dispersi nell'estremo oriente e nella realtà degli arcipelaghi che sono dislocati tanto lontano da noi e che sfuggono alla nostra attenzione mediatica, perché sì, le attenzioni mediatiche non servono i poveri ma servono i potenti. Cari fratelli, non stiamo camminando verso un mondo che è capace di riconoscere l'uomo, tutto l'uomo, e chinarsi a lavare i piedi all'uomo. Troverete una scritta nell'altare della reposizione: il numero delle guerre nel mondo. Perché ci sono tante guerre? Perché non ci sono uomini di buona volontà che servono la pace? Ci sono tante guerre perché non si è capaci più di servire
realmente il bene comune. E questo hanno grosse responsabilità, certamente, coloro che gestiscono le sorti dell'umanità. Ma abbiamo responsabilità maggiori anche noi quando mandiamo persone a gestire i rapporti tra nazioni, tra stati, tra continenti, dentro questa storia che stiamo vivendo. E con una grande attenzione, fratelli, che se fino a qualche tempo fa le guerre si facevano per il petrolio e si fanno tuttora per il petrolio, fra poco cominceremo a fare le guerre per l'acqua, perché l'acqua, bene primario dell'uomo, sta scomparendo sulla faccia della terra, l'acqua potabile. E ci sono popoli interi che stanno già fuggendo dai loro territori perché non hanno l'acqua. Possiamo giudicare e possiamo anche pensare diversamente sul problema di queste grandi migrazioni di popoli e nazioni che premono e bussano alle porte dei popoli dell'opulenza, e noi italiani siamo alla porta dei popoli dell'opulenza. Ma questa è la realtà, che ci faccia bene ascoltarla o che ci faccia male, ma forse è un esame di coscienza su cui dovremo riflettere, perché quel pane e quel vino che fra poco diventeranno cibo e bevanda di salvezza, vero corpo e vero sangue di Cristo, non sia bestemmiato da noi, perché se ci sediamo a questa mensa indegnamente, come dice San Tommaso d'Aquino, stabiliamo la nostra condanna, e che non ci sia indegnità da parte nostra se abbiamo mancato nel servizio e se abbiamo mancato di lavare i piedi ai fratelli. Che questo comandamento nuovo che Gesù ha incarnato e che Gesù ha vissuto dandone l'esempio, e che fa poco in questo gesto della lavanda dei piedi ripeteremo, sia quel comandamento nuovo che ci lega come fratelli e sorelle e fa di noi una cosa sola, perché possiamo essere quella Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, che rende lode alla santa, indivisa, unica Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.